In questi giorni siamo a Bologna perché a Bologna si sta svolgendo il sesto corso Girolamo Mercuriale. Girolamo Mercuriale era un medico forlivese del XVI secolo ed è stato il primo che ha sviluppato in modo scientifico il rapporto tra attività fisica e salute. La Regione Emilia-Romagna dai primi anni 2000 svolge periodicamente i corsi mercuriali proprio sul tema dell'attività fisica. I corsi mercuriali hanno la particolarità di riunire nello stesso ambito congressuale esperti di scienze di base, clinica, medicina dello sport e sanità pubblica. Sì, sanità pubblica perché l'attività fisica è un problema di tutta la popolazione. In questo periodo la sedentarietà è uno dei fattori di rischio più importanti per la popolazione dei paesi europei e quindi possiamo dire che l'attività fisica non è un problema del Servizio Sanitario Nazionale, è un problema di tutta la società. E il modo con cui si può portare le persone a fare più attività fisica è semplicemente reintrodurla nelle azioni della vita quotidiana. Per questo motivo l'edizione di quest'anno del Mercuriale è intitolata la Carta di Toronto, un documento della società scientifica Global Advocacy for Physical Activity che delinea le quattro principali aree di azioni su cui si deve sviluppare l'azione della società intera e del Servizio Sanitario in particolare per raggiungere questo scopo.